Io ripeto, questi valori sono molto importanti, allora vedere la mente con energie nuove, con un approccio culturale che poi integrava con la politica, che è l'approccio culturale della professionalità e delle sociali. Questo rinnovato gusto di ascoltare i bisogni della gente, questa voglia di la nostra società, la vogliamo sempre più bella, più importante, la vogliamo sempre più civile, più solidale, più cotta, e si chieda loro in vita, io sicuramente per noi, passato o presente o futuro, io sono qua e ci sono. Ci sono diverse iniziative che ci hanno contraddistinto per questo e non è un caso se siamo punto di riferimento nel patto territoriale, se lo siamo nel PRUSP, se lo siamo nel LIDER, se poi lo siamo anche nel LANCI, allora non è un caso, c'è un motivo se tutto questo avviene. Però, e chiudo, solo una cosa ti chiedo Sebastiano, tu hai delle mani ferme e decise e siamo certi che la città ne usufruirà in senso positivo. E sono delle mani ferme come devono essere ferme le mani di un chirurgo, ma ti chiedo di fare quello che ho fatto io e prima di me Massimo Ferrara. A questo punto mi sono fatto fare un sondaggio, ho visto da quel sondaggio che sarei stato detto con una certa facilità, quindi ho detto va bene, un passo di lato lo posso fare, perché per questa città non ci vuole un uomo di potere, per questa città ci vogliono uomini nuovi in grado di offrire alla città altre persone. In questi giorni, lo avrete letto, è morto uno scrittore importante, da Bucchi, che ha scritto di Pessoa a lungo. Guarda caso diceva in una delle sue frasi più importanti nel libro Tiscano, la vita non è in ordine alfabetico, la vita è come un insieme di briciole, appare qua e là. Il problema è che quando le briciole sono per terra bisogna raccoglierle, rimetterle insieme e cercare di fare in modo che comunque si possa nella vita e nella società essere non i tanti che siamo stati, ma uno solo che serve per mettere insieme un progetto comune. Quindi al di là degli ordini alfabetici, io credo che ognuno deve avere rispetto degli altri, perché se riconosce il valore degli altri e li rispetta, riconosce anche il suo stesso valore e ha rispetto di sé. Questo ci vuole nella società e questo ciascuno deve cercare e ricercare. È diventato diverso un concetto culturale, cioè la differenza tra il personale e il politico. Ciò che prima era differente, per dirla come con la nostra fatica, cioè la visione personale e la visione politica oggi non esiste più. Oggi non esiste più ciò che avevamo dietro, ciò da cui venivamo, i nostri partiti, le nostre radici. In quest'epoca moderna che va così veloce esiste la persona e quello che sa fare, e quello che sa mettere a disposizione della propria comunità. E allora se si parla in molte riunioni di fondi strutturali, se si parla di capacità di investimento, se si parla di capacità di migliorare la qualità della vita delle nostre città, io dico fatevi un giro, poi tornate ad Alcamo, guardate la città di Alcamo e vedrete che Alcamo è una città bellissima.